Ma io credo che sia assurdo continuare a tacciare di razzismo queste posizioni che vengono manifestate dalla Lega e da Salvini, anche perché nella semplicità dell'analisi la dichiarazione della signora albanese di Treviso dimostra come questo problema è un problema che hanno i cittadini italiani, hanno in quel caso i cittadini veneti, ma hanno anche i tanti immigrati che vivono in Italia da tempo e che una volta sistemati in questo paese, avviata una propria attività qui, una volta che vivono qui, pagano le tasse qui, come tutti quanti noi, subiscono ora questo fenomeno, anche perché si parla soprattutto delle categorie più deboli, perché questo fenomeno dell'immigrazione incontrollata va soprattutto a danneggiare la parte più debole della popolazione italiana, e l'esasperazione che nasce prima di tutto da una gestione dissennata di questi flussi, perché andare a posizionare questi clandestini o richiedenti asilo all'interno di edifici residenziali come quelli di Treviso, dove ci sono persone che hanno pagato il mutuo, magari hanno un mutuo trentennale per pagarsi la casa, e voi sapete bene che cosa significa portare centinaia di profughi in una zona residenziale, significa far deprezzare le case da un giorno all'altro, perché questo è. Ma poi il problema principale, oltre alla gestione dissennata di questa emergenza, è il fatto che noi siamo un paese dove il 50%, 46% dei giovani non ha lavoro, e allora il fatto è che noi oggi siamo un paese che non può assorbire questo fenomeno da solo. Nel 90, nel 91-92, quando c'è stata l'immigrazione degli albanesi, la situazione era molto diversa, prima di tutto perché l'Albania è uno stato molto piccolo. Quasi la metà della popolazione è venuta in Italia, si è integrata, tanti stanno tornando indietro, come avete detto nel vostro servizio, ma c'è anche da dire un'altra cosa, che l'Albania è un paese europeo e l'Europa ha qualche responsabilità per il fatto di aver tenuto gli occhi chiusi per decenni durante una delle più violente e oscurantiste dittature che ci sono state nel nostro continente, ce l'aveva. E quindi, e inoltre poi anche le aziende italiane hanno avuto poi nell'Albania un mercato naturale, e quindi diciamo che è stato uno scambio che poteva avere un senso. Il problema di oggi è un problema estremamente più complesso, la situazione economica è diversa e soprattutto l'Italia non può da sola pensare di accogliere tutti i disperati dell'Africa o del Medio Oriente, perché non è strutturalmente possibile. Però, scusate, quando si dice un fenomeno strutturale, o l'Europa trova una soluzione tutta insieme, o l'Italia dovrebbe fare purtroppo quello che fanno gli altri paesi europei, perché non c'è soluzione, i respingimenti e il blocco delle frontiere.